come artista per tutta Italia. In realtà questo brano è stato frutto di più che di un'ispirazione a Vasco Rossi, fotografa un insieme di icone di stile, della moda, del cinema, di Hollywood. E ci avevamo pronto da un annetto e mezzo e solamente capitata questa occasione. Noi nel 2018 abbiamo pubblicato un album, Pour l'amour, e avevamo già questo brano, ma abbiamo voluto tenerlo appositamente perché lavoravamo parallelamente anche a un altro disco, un po' su questo filone New Rock e Broadway. Quindi Vasco sicuramente, a parte questo brano, è di ispirazione per noi in generale, come penso che lo sia per tutti i musicisti italiani. Ok, guarda, puoi passare il microfono alla collega che è accanto a te. Ciao, volevo chiederti, io sono Francesca di Scuola Do, due domande. Pensi di essere fuori posto a Sanremo? E la seconda domanda è, che tipo di studente eri a scuola? Perché questi fan vogliono sapere se eri un bullo o un bullizza. Ero uno studente che marinava la scuola. Comunque, cosa importante, non penso di essere fuori posto, anzi, penso che il brano sia ok di rottura, ok controverso, ma adatto sia ad essere suonato in un teatro, sia su questo palco, adatto, perché è un pezzo trasversale che secondo me può piacere a tutti. Noi quando l'abbiamo fatto, appunto, il brano è nato in van, mentre andavamo in tour con una chitarra scordata e un taccuino e una penna. Poi l'abbiamo finalizzato in una villa, perché noi tutti gli anni prendiamo una villa, più che una villa, quasi un villaggio, e andiamo là in 20-30 persone e passano 100-150 artisti, musicisti, amici, e lì abbiamo modo di creare musica senza essere contaminati dalle mode. E da